Ben ritornati. Minchio, ho già il latte Maella. Vediamo, vediamo, andiamo per lo Slenders, indoviniamo. Avanti a noi, no, non c'è, sinistra non c'è, destra non c'è. Si smonta dietro. Può entrare pure in casa nostra. Dopo senti un rumore. Guarda, l'avete visto? Di lei. Scendi, cavolo. Slender esiste. No. Ma non siamo FNAF. Ah no, ok. Subito! Però ci dai un po' di tempo, Slenderman, no! Ma può screpa! Scappa, cavolo! Ho paura, non sto capendo cacchio, si sono impauriti! Sì, investigano un cacchio. Ma questo è un coso abbandonato. Che coño haces, tío? Baja da ahí, tío, deja de hacer el tonto. Lo Slender è dietro di lui! Loro ridono! Ma che cavolo è ridere? Sto per piangere. Non dovevo fare questa cosa, però la faccio. Per questi cristiani. Se c'era la ragazza, so sentire il rumore fuori, raga. Scappate, cacchio! Mamma mia, paura! 10 mamma, scappa di nuovo, niente, scappa di nuovo, destra. Ah no! Scappate, cacchio! Siete cretini, cretini, cretini! Mi sta seguendo. Non lo segue, no? Sei sicuro che non lo segue? Un attimo. Ecco. No, questa volta non lo chiederò. Mamma, mamma, vuole scappare. Andatene. Via! Questa casa maledetta. Ma c'è pure fuori, volete vedere? Che ve l'ho detto? Che ve l'ho detto? Uno, meno finisce questa storia. Ma perché è di notte? Che succede? Boh, perché se non si vede un cavolo. Ho detto, boh, non si vede un cavolo. We gotta find Steven then. No, dude, we're going to the house one more time, okay? No, we gotta find Steven. Ma dove sono? Sono inglesi. Ah, sì, sono inglesi. Inglesi.
Meno male se noi siamo fortunati, perché sono inglesi, capita questa cosa, questa roba. Roba. Meno male. Sì, ho cacciato. Ma non si dà proprio il mondo dello Slender. Che dove devi raccogliere le foglie. Intanto. Se vuole cosa, bisogna non cagare addosso. Slender. Tornato. Dude, let's go back up to the... Dude, oh my god. Whoa. Zoom in on that. What is that? Zoom in on it. Dude, what the heck? What the... We gotta get out of here. We need to leave. We gotta go get Steven. Inglese. They're gone, Duck. We gotta leave. Go. Non capisco. Dude, he's there. Ma non capisco. Ti prende? Oh mio Dio! Può screpa! Mamma! Mamma! Sì, ciao. Ho stroppato perché era mia madre. Voglio vedere perché mi... Al punto di essere presente in tantissimi creepypasta. Questo personaggio imita... Easter eggs ispirate dallo Slender. Nell'episodio 15... Zitto un po', grazie. E veste un abito nero. Quindi ragazzi, gli autori si sono chiaramente ispirati allo Slender. Nel secondo episodio della terza stagione di Lost Girl si presenta... anche i vari misteri e riferimenti che ci sono un po' in giro negli episodi della serie. Nel quinto episodio della quinta stagione di A Tutto Reality, cioè A Tutto Reality All Stars, quando il conduttore Chris sta per dare la pausa pubblicità, come succede in tutti gli episodi, se noi guardiamo bene nel monitor più a sinistra, in alto a sinistra, possiamo notare proprio lo Slenderman. Lo devo vedere questo, capito ragazzi? Sicuramente moltissimi conosceranno My Little Pony, un cartone animato innocente per bambine anche piccolissime. Non può avere nulla di male questo cartone, no? E invece no, ragazzi, perché anche questo cartone animato per bambini piccoli presenta dei messaggi subliminali sullo Slenderman. Nell'episodio 9 della quarta stagione di My Little Pony, l'amicizia magica, quando il pony rosa sta per abbracciare il pony arancione, proprio in quel momento preciso, se noi rallentiamo moltissimo l'episodio oppure ci fermiamo nell'istante esatto, possiamo notare in alto a destra, dritto un cespuglio, una figura con un volto bianco e con uno smoking. Ragazzi, è sicuramente un riferimento allo Slenderman. Io sono rimasto veramente stupito perché non potevo crederci. In un cartone animato così per bambini viene messo una creatura così orribile come easter egg, una cosa veramente strana. Forse sarà stato lo scherzo di qualche produttore, forse non si sa ragazzi, sarà stato magari messo come easter egg volutamente. Questo non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Wow, fa schifo.
Il cartone animato Gravity Falls, e ragazzi, vorrei precisare questa cosa, è un cartone animato della Disney. Proprio in questo momento dell'episodio, se noi guardiamo bene in alto a destra, in questa foresta con due bambini, possiamo vedere una figura alta con il volto bianco. Ovviamente, ragazzi, ancora una volta un riferimento allo Slender. Nella serie animata Show, in alcuni casi, quasi il mio preferito, si può vedere parzialmente lo Slenderman, e a volte è possibile vedere nel muro alcuni simboli dello Slender, uno di quei simboli che vengono messi nelle pagine. Redux, hai parlato molto dello Slender, ma adesso non hai paura di lui? Certo che no, ragazzi, perché come potete vedere io ho tutte le pagine dello Slender. Bene, ragazzi, il video è finito. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Fortunato. Cioè, raga, mi sono pure cagato.